C'è stato un brutto incidente in Moto 3. Sentiamo tutto con Gianluca Gafforio, poi ci fermiamo per una breve pausa e riprendiamo alle 21.30. That's aggressive by Sergio Garcia. Oh, dearie me. È successo tutto in un attimo, alla fine delle qualifiche, all'uscita della celebre curva dell'arrabbiata. Una carambola micidiale. Jason Dupasquier finisce a terra in piena accelerazione e viene investito dai piloti che lo seguono, Ayumu Sasaki e Jeremy Alcoba. Il pilota svizzero rimane immobile a terra. Arrivano immediatamente i soccorsi, ma le sue condizioni appaiono subito gravi. Jason viene allora trasportato in elicottero all'ospedale di Careggi di Firenze e poi operato. Il drammatico incidente non ferma però la macchina sportiva del motomondiale al Mugello. Le qualifiche della MotoGP si svolgono in ritardo, ma regolarmente. Marc Marquez è il più veloce nella Q1 e riesce a entrare tra i migliori della Q2 sfruttando la scia del velocissimo Maverick Vinales, che invece nell'ultimo giro commette un errore e scivola dietro in griglia. Però alla fine pole position di Fabio Quartararo su Yamaha davanti alle Ducati di Pecco Bagnaia e Johan Zarco. Il francese nel giro secco non ha molti rivali. In Moto2, primo posto in griglia per lo spagnolo Raul